Incontro quest'oggi qui alla Biblioteca Prosiana sui migranti minori e la loro vulnerabilità. Sicuramente un incontro importante quest'oggi alla luce anche dei recenti fatti di questa prostituzione minorile che è stata scoperta dagli agenti della polizia di Ventimiglia. Questo diciamo, evidenzia la vulnerabilità dei migranti minori, soprattutto in questa città. Certo, l'iniziativa di oggi prende spunto dalla giornata mondiale del profugo e del rifugiato che abbiamo celebrato il 15 gennaio scorso. E il tema di questo nostro incontro è proprio quello di una riflessione un po' più approfondita sul messaggio che il Santo Padre ha consegnato alla Chiesa e al mondo per questa giornata. Naturalmente, come dire, l'elemento ulteriormente interessante di questo incontro è il coinvolgimento diretto della nostra città e della nostra terra, come d'altro canto di tutta l'Italia, a questo fenomeno della migrazione minorile, che tra l'altro, come potremo vedere dalle statistiche, è aumentata in maniera esponenziale in questo ultimo anno per quanto riguarda il numero complessivo dei Anche qualche migranti. dato agli Sono, mi occorrenti. pare, 28.000 rotti e 28.500 i minori che quest'anno sono sbarcati sulle nostre coste e di conseguenza è un fenomeno che ci tocca da vicino, giustamente come avete ricordato, tocca anche la nostra città e alcuni segnali sono particolarmente preoccupanti. Il Papa giustamente diceva particolare attenzione dobbiamo ai minori, perché sono più fragili e perché sono inermi. Ed è evidente una cosa, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno delle ragazze, questo fenomeno conosce un incremento e purtroppo bisogna dire che se succede questo vuol dire che c'è una forma di domanda che in qualche modo incentiva la cosa, al di là della necessità e delle ragioni per cui sono costrette a partire dal loro paese. Però questo deve perlomeno, come dire, farci recuperare un'attenzione maggiore e deve sollecitarci anche ad un impegno concreto, prima di tutto di comprensione del fenomeno, di vera accoglienza e di tutela, di accompagnamento dei minori. Solo una cosa, anzi due cose, mi scusi. Oggi appunto rimanendo in tema hanno arrestato una persona che diciamo abusava dei minori, prostituzione minorile e abusava di questi migranti. Un suo commento su questa vicenda ed eventualmente anche se ha qualche dato sul transito dei minori qua al confine diretti in Francia, sul fatto che i francesi ce li respingono sempre. Dati precisi, adesso a memoria non li ho, ma li ho preparati, almeno dati limitati a quelli che noi abbiamo accolto presso la Chiesa di Sant'Antonio. Ultimamente la Chiesa di Sant'Antonio è deputata soltanto a questo tipo di accoglienza, donne e minori, donne con o senza minori o minori da soli. Per quanto riguarda il fatto, l'abuso dei minori è sempre un fatto gravissimo, disumano, ignobile. In qualunque contesto e nei confronti di chiunque persona avvenga, siano essi migranti o siano essi cittadini italiani. Chiaramente, quando questo abuso viene perpetrato nei confronti di chi vive una situazione di marginalità e di povertà e quindi di maggiore fragilità, se si può dire ancora più grave, ma è una gravità talmente enorme che fare una graduatoria è davvero illogico. Ma l'accoglienza dei minori appunto deve essere il primo, cioè la base di qualsiasi tipo di accoglienza. Però a Ventimiglia il fenomeno è particolare, cioè il centro istituito dalla prefettura è aperto a uomini maggiorenni. Solo la Chiesa delle Giacchette ha dato ospitalità ai minori, effettivamente, alle donne, alle ai soggetti più fragili. C'è un po' un paradosso questo, non è istituzionale, però è il più logico che ci Sì, sia. ma credo che tanto le istituzioni civili, a incominciare dalla prefettura, dal comune, dalle forze dell'ordine, quanto le organizzazioni ecclesiastiche nostre come la Caritas insieme ad altre organizzazioni, non siamo partiti con uno schema, anche perché questo sarebbe impossibile, soprattutto per la situazione
di Ventimiglia che, nonostante le ragionevoli previsioni che prudentemente e saggiamente dovevamo e dobbiamo fare, tuttavia si configura sempre un po' con le caratteristiche dell'emergenza. Chiaramente 2 anni fa, quando è incominciata in maniera più consistente per noi questa avventura, la stragrande maggioranza, forse in assoluto, si trattava di persone maggiorenni e pertanto si è incominciato a dare una risposta in questo senso. Quest'estate poi ci siamo accorti, anche proprio qui abbiamo accolto una famiglia a Sant'Agostino, addirittura sono nati dei bimbi perché abbiamo accolto delle donne che erano già in gravidanza quando sono sbarcate nel nostro paese, e quindi adagio si è fatta strada anche questa necessità. Una necessità però che ha bisogno di risposte strutturali. Noi diamo un'accoglienza sempre in termini di una prima risposta che purtroppo rimane insufficiente per tante ragioni. I minori, proprio perché minori, hanno bisogno di un accompagnamento maggiore. Se possibile, io auspico questo, che non siano accolti, diciamo, in strutture grandi tipo istituti o quelli che un tempo si chiamavano orfanotrofi. Per carità, benemerite quando ci sono queste strutture a dare la prima risposta, ma auspico che ci siano delle strutture più a misura di minore e quindi a misura di famiglia. Sarebbe molto bello che molte famiglie si rendessero disponibili ad un'accoglienza diffusa dei minori, ed è l'auspicio che anche questa sera vorrei lanciare alla nostra gente, ai nostri cristiani.